È stato un anno ricco quello che si sta per concludere per la Team, la società in-house del comune di Teramo, che si occupa di igiene urbana e diversi altri servizi in città. Teramo ha raggiunto l'obiettivo del 73% di raccolta differenziata dei rifiuti, è il primo comune riciclone tra i capoluoghi abruzzesi ed è al 12° posto nazionale per la raccolta dei RAEE. Sono alcuni dei risultati ottenuti nel 2022 illustrati nel consuntivo di fine anno della Team. Abbiamo iniziato a lavorare sull'igiene urbana da subito, anche se il contratto l'abbiamo stipulato a dicembre dello scorso anno. Quindi abbiamo cercato attraverso questa iniziativa di oggi di ripercorrere i 12 mesi che abbiamo trascorso con l'ambiente e per l'ambiente. Nel nostro ripercorrere l'anno non ci siamo limitati solo all'igiene urbana, ma abbiamo cercato anche di fare un focus su altre attività, i cimiteri con le riaperture. Il Montaferretro nuovo che abbiamo messo in funzione ieri, l'Atari, con l'Atari abbiamo i numeri che delineano l'attività svolta sia in termini di accertamento che in termini di recupero, oltre al dover emettere il dovuto per tutti. Oltre a questo, non possiamo dimenticarci dell'igiene urbana, progetti tanti. Quello che risalta di più all'occhio è l'investimento fatto per i mezzi. Abbiamo preso una pala nuova con un caricatore innovativo che ci ha permesso di avere una funzione puntuale sulla raccolta e minuziosa anche in termini di quantificazione di quello che al centro di raccolta movimentiamo. Ma sicuramente la notizia più importante per la Teramo Ambiente in questo 2022 è il via libera al finanziamento da 28 milioni di euro per la realizzazione nella frazione di Carapollo del biodigestore per la produzione di biometano da frazioni organiche dei rifiuti urbani. L'anno 2023 sarà un anno importantissimo perché abbiamo avuto a fine anno la notizia del finanziamento del biodigestore e quindi sicuramente sarà un anno ricco di importanti novità e soprattutto di importanti innovazioni per il comune di Teramo e siamo felicissimi di essere parte attiva insieme ai cittadini di questo grande processo di cambiamento in atto.